Tre le misure cautelari in carcere che hanno condotto all'arresto dei presunti mandanti e del presunto esecutore materiale dell'omicidio di Domenico Sequino, commesso a Gela la sera del 17 dicembre 2015. Oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica Nissena. Carabinieri di Gela hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, sono tutto in un contesto familiare, padre, figlio e genero. I soggetti erano già detenuti, uno al carcere di Prato, uno al carcere di Palermo e uno ai domiciliari a Gela. In particolare si chiamano Liardo Nicola, 45 anni di Gela, Liardo Giuseppe, 22enne, sempre di Gela, e Raniolo Salvatore, 29enne, sempre di Gela. I primi due sono padre e figlio, mentre l'ultimo appunto è il genero. Il reato ipotizzato è omicidio aggravato in concorso, aggravato dal metodo mafioso. Un lavoro investigativo attento al dettaglio, con cura meticolosa per ricostruire un quadro complessivo che per 4 anni ha visto lavorare sia la Procura della Repubblica di Caltanissetta che i carabinieri del Comando Provinciale. Rilevante ai fini della ricostruzione del fatto è stato anche il contributo fornito dalla squadra mobile Nissena nell'ambito della cosiddetta Operazione Extra Fines. In relazione al momento, diciamo, è stato acclarato che c'era una somma di denaro che doveva essere restituita da parte della vittima nei confronti dei Reniolo, cifra che non era stata restituita, fra l'altro anche di una certa consistenza, e una causa più prossima, che era quello il fatto che la vittima si era frapposta in un tentativo di estorsione nei confronti di un imprenditore di Gela. Queste due cause e soprattutto la ricerca spasmodica di denaro per organizzare un traffico di droga hanno decretato la morte del Sequino Domenico. Si tratta appunto di un omicidio fatto in maniera plateale, fatto in piazza, in un orario ancora 19:45, in un contesto di festa perché comunque siamo a pochi giorni dal Natale, fatto diciamo, nei pressi del presepe della Chiesa Madre e che sicuramente si poteva fare in altra maniera. Però la decisione è stata quella della platealità perché si doveva dimostrare la forza del gruppo criminale. E naturalmente anche i gesti, il fatto che sono stati commentato, il fatto, è stato commentato il fatto che la vittima è stata attinta alle spalle. Queste cose invece si fanno di faccia, quindi ci sono stati anche dei commenti in tal senso. E anche un altro aspetto importante, il tentativo di estorsione fatto da parte di un soggetto che naturalmente ne indeboliva la forza, perché nel momento in cui si frapponeva in un tentativo di estorsione, cioè faceva venire meno la forza del gruppo criminale. Quindi, insomma, al di là dell'aspetto economico, che è sicuramente importante, c'è anche questo, insomma, aspetto che è fondamentale in una consorteria mafiosa. Il lavoro è stato certosino e lungo da parte nostra, da parte della Procura, perché comunque, insomma, tante intercettazioni, tante attività, è tutta un'attività di lavoro, diciamo, importante, di ascolto, di trascrizione, e questo ci ha permesso naturalmente di arrivare poi al risultato odierno. Naturalmente c'è anche un lavoro precedente che, oltre all'attività sul luogo, quindi tutta l'attività di sopralluogo, quella è un'attività di routine, tutti i testimoni che sono stati sentiti, che naturalmente tantissimi non hanno visto e sentito niente, insomma, del resto ci troviamo a Gela, anche l'attività molto, un'altra attività molto importante è stata quella di dover smontare le varie ipotesi investigative che di lì a poco, nei giorni successivi all'omicidio, si sono acclarate. Quindi si è dovuto fare tutta un'attività di screening e poi la pista più accreditata è rimasta questa. E quindi da lì poi si è iniziato a lavorare, arrivando poi al risultato odierno. Grazie anche all'ottimo lavoro della Procura. Proseguono le indagini per individuare il secondo uomo a bordo dell'SH Grigio.